Cristiano Militello da Striscia alla Notizia a Pescara per parlare oggi di un argomento serio, importante, quello della sicurezza stradale, soprattutto dei giovani, giovani che sono purtroppo un po' indisciplinati alla guida di auto e moto. Sì, non c'è dubbio, io questo è un tema che ho particolarmente a cuore, quindi vedo che insomma, per i ragazzi, essendo una persona che per fortuna ha molta visibilità e popolarità, è giusto che si cerchi di appoggiare delle campagne di questo tipo. Questo è un tema che io ho a cuore per vicende personali, anche per lutti che ho avuto nella sfera a me vicina, quindi per me penso sia un dovere civile e anche un piacere perché mi mette in contatto con i giovani, mi fa tornare giovane, perché ormai di quello giovane c'ho solo la faccia, ma l'anagrafe comincia a congiurare contro di me. Poi sono diventato anche genitore, da doppio genitore da poco, quindi cambia anche il punto di vista, e questo è un problema che va visto a 360 gradi. Cristiano Militello cosa dice ai giovani che si mettono alla guida? Io non ho il background per salire su nessun tipo di cattedra, perché sono stato scavezzacollo anch'io, ma qui il problema è che non si chiede al giovane di rinunciare al vino, alla birra, al cocktail e alla rumba. Bisogna però mettersi in condizione di non nuocere, e quindi ci sono tanti modi. C'è l'amico che per il weekend non beve, poi se vuole bere berrà il weekend dopo, e quindi porta a casa gli amici. C'è il taxi, c'è il babbo e la mamma, se si va ad una festa in casa, se si può dormire lì, se si pensa di fare un pochettino, di andare un po' sopra le righe. Quindi la prevenzione è importantissima. Penso che iniziative come queste, che vogliono sensibilizzare su un problema le cui cifre sicuramente sono in calo, ma che ancora dà troppi dolori, siano assolutamente benvenute.